guarda chi c'è! Mafia capitale! Il popolo di Roma non ce la fa più a sopportare! È ora di finirla! Dignità! 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 La vergogna non ci sta! Dignità! La vergogna non ci sta! Ignazio non vedeva. Dannassene! Chiediamo al sindaco un atto di dimissione ed elezioni. E se io fossi con la coscienza a posto, sarebbe già dimesso il tempo e si sarebbe poi ricandidato. Con Marino, rispetto alle mani, non cambia nulla. Buzzi e Carminati sono gli stessi identici a fare. Se non fosse stato per la procura, non sarebbe cambiato nulla. Commissariamento, ma certo l'eventuale commissariamento per mafia sarebbe il colpo di grazia ai cittadini romani che meritano di più. Quanto ancora dobbiamo aspettare? Vediamo. Ok, vai. Chiediamo le dimissioni di Marino, ma chiediamo anche un atto di dignità. I cittadini romani in questo momento non sono governati, non lo sono stati negli ultimi 2 anni, le tasse aumentano, i servizi comunali diventano da quarto mondo. Dimissioni, commissario e nuove elezioni, i cittadini meritano di più. Riportiamo la speranza ai cittadini romani e ridiamogli la giusta dignità. Aspetta, questo è il pezzo finale, taglia. Vai. Aspetta, vabbè, posso tagliare. Allora, ripartiamo dall'autosospensione. Le dimissioni per Marino sarebbero un semplice atto di dignità. Roma è ormai non governata, sono 2 anni che i problemi storici sono diventati delle vere e proprie piaghe sociali. Il sindaco rimane imbullonato a una poltrona mentre le tasse aumentano e i servizi comunali diventano da quarto mondo. Non ne possiamo in più, non si può rimanere nell'aula Giulio Cesare a riscaldare la poltrona. Noi della lista Marchini abbiamo voluto fare quest'atto di coraggio. Dignità! 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 È stato eletto con quei voti, ha governato insieme a loro! Anzi, l'assessore alla casa lo stava per nominare i servizi sociali, ma questo alcuni telegiornali, alcuni giornali non ve lo dicono. Ecco il Comune di Roma, ecco l'amministrazione della trasparenza. Per entrare in consiglio comunale ormai è come in discoteca, se non stai in lista con un consigliere non ti fanno entrare, altro che casa di vetro. Ditelo, questa è la verità. Dignità, dignità, dignità. Dignità! 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 Molti comitati appunto per creare l'emergenza abitativa e così nelle società municipalizzate. ADAC perde ogni anno 200 milioni perché di nostro andremo a tagliare sui dirigenti, perché noi sappiamo che per ogni dirigente che tagliamo ma no, ma serve più, perché ci sono infrastrutture. E così gli allora, sprechi di lavoro che sono anomali.
questi sprechi li daremo ai cittadini. Che viene una piede qua, l'arrivo inconcludente, il stato continente, portandomi che fai male a Roma capitale. Orfini ormai segreti, che sei una grossa piede. Non è questione di allearsi, i provvedimenti... Allora, membri di fuori bilancio, dopo sei mesi ci dicevano che eravamo esagerati. Dopo sei mesi, al primo bilancio, il Consiglio Comunale di Roma si deve sciogliere e che il sindaco, il vice sindaco, gli amministratori comunali... Marino, resti dove vai in alto. Teniamo un presidio. Da giovedì continuiamo un presidio qui in Campidoglio non solo per chiedere le dimissioni di Marino, ma per ridare dignità alla città, per restituire una speranza ai romani. Le tasse aumentano e Roma è diventata una città da quarto mondo. Fanno finta di nulla e rimangono imbullonati alle poltrone per paura di perderle. Qualcuno doveva fare un atto forte, noi l'abbiamo fatto, ci siamo autosospesi, che lo faccia il resto del Consiglio Comunale. Dignità è concessa al Comune di Roma della zona di Ciampino, a ridosso del campo Noachi, la Barbuta, villaggio residenziale, si fa per dire ridotto a discarico umana, per il quale il Tribunale di Roma ha condannato il Campidoglio per condotta discriminatoria. Marino, ma per un vero e proprio atto di dignità, dignità da riconsegnare ai cittadini romani. La città è ormai bloccata, non è più governata, le tasse aumentano, i servizi comunali diventano da quarto mondo. Marino in perfetta continuità con Alemanno, se non fosse stato per la procura, Buzzi e Carminati avrebbero fatto ancora affari con questa amministrazione. La città è ferma, ma il sindaco è imbullonato alla loro poltrona. Noi con questo atto di coraggio vogliamo mettere il Partito Democratico e il sindaco di fronte alle evidenze. Accadere Marino. Si tratta di riportare l'attività alla politica. Cos'altro aspetta questo sindaco? L'amministrazione in piena continuità con Alemanno. Se non fosse stata per la procura, il 2 dicembre 2014, Buzzi e Carminati facevano ancora qui affari, grandi affari. Ma oltre agli scandali, una maggioranza decimata dagli arresti, c'è una città che non è governata. Le tasse aumentano, ma i servizi comunali diventano da quarto mondo. Non ci hanno eletto per riscaldare una sedia, ci hanno eletto per cambiare le cose. Non sappiamo più cosa fare per mettere il sindaco del Partito Democratico di fronte alla realtà di fatto. E però Marino e il PD continuano a dire: noi stiamo in realtà combattendo i guasti che abbiamo trovato, interrompere ora il lavoro significa riconsegnare la città in mano ai gruppi di potere che l'hanno governata negli anni scorsi. Ma scusi, se nel primo anno e due mesi di Marino Buzzi e compagni hanno fatturato più di 30 milioni di euro, ma qual è la discontinuità? La discontinuità nasce quando la procura arriva e arresta delle persone. È evidente che da quel momento in poi devi cambiare il modus operandi, ma se non fosse stato per la procura, Ozimo, l'assessore della casa, Marino lo stava mettendo ai servizi sociali. Quindi facciamola finita con questa ipocrisia, perché Marino non è Heidi nel Paese delle Meraviglie. Qui c'è un inferno e c'è bisogno di un sindaco, una maggioranza legittimata a governare. Questa non è più. Intanto oggi siete in piazza anche con i 5 Stelle, è solo, diciamo, il nemico comune che vi unisce oggi o è qualcosa di più? No, abbiamo modi e stili diversi. Peraltro c'è da dire una cosa, che dopo sei mesi di Comune di Roma eravamo gli unici a denunciare che il bilancio, il primo bilancio di Marino, pieno di debiti fuori bilancio e pieno di false contabilizzazioni. Non a caso oggi è stata approvata una delibera che certifica 858 milioni di euro di disavanzo, di buco, più di quanto aveva lasciato Alemanno. Detto questo, noi crediamo che l'onestà debba essere un dato scontato, non una qualità, non una virtù, è la base di ogni essere umano, maggior ragione se vuoi governare la città. Oltre all'onestà serve anche la competenza, e non so là in mezzo se sanno la differenza tra lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio. Quindi un domani che si dovesse tornare al voto, un asse in nome dell'onestà di tutti i messi regionali.
onesto, come l'onestà è un fattore personale e nessuno ha il diritto di mettere in discussione l'onestà di un altro. Lasciamo la procura fare il loro lavoro. Noi siamo qui perché crediamo che Marino abbia delle responsabilità politiche. Quella della magistratura ci pensa Pignatone, insomma lo stiamo facendo molto bene. Se con la 5 Stelle volessero appoggiare Marchini a un eventuale ballottaggio piuttosto del PD, i signori sono infiniti, ma ricordiamo che gli elettori non chiedono il permesso al leader per decidere chi votare. Faccio presente che l'ultima volta Marchini prese il 10%, il Movimento 5 Stelle il 14%, ma nel sondaggio 5 Stelle stava al 30%. Evidentemente la gente, molti che non hanno votato il Movimento 5 Stelle, già allora votarono Marchini. Questo però può valere anche per i vostri elettori che andate in 5 Stelle. Ma è un po' diverso, perché noi non abbiamo un elettorato strutturato, non siamo un partito, siamo un gruppo di cittadini, donne e uomini che amano Roma, appunto, non ci interessa la politica nazionale. Mi sembra che loro abbiano anche altri interessi. Grazie, ma vogliamo i fatti.